Nuovo video sul canale, ragazzi, scusate il è passato tanto tempo, ma sapete, sono in sessione di laurea, quindi passo tutto il giorno a scrivere tesi ed è difficile montare video e è ancora più difficile girarli in palestra, però per voi facciamo questo ed altro. La tesi è quasi finita, quasi ultimata. Oggi vlog. Quindi ho una cosa importante da dirvi, qualche consiglio da darvi. Però ora è tardissimo, sono le 8 meno un quarto, già dovevo essere sotto i bilancieri oggi, a quest'ora, però mi sono svegliato tardi. Ci prendiamo il caffè e andiamo in palestra oggi, nuovo video con commentario. Facciamo un video in palestra con commentario, quindi ci vediamo direttamente con il rematore. Benvenuti allora in questo commentario. Primo esercizio, ragazzi, rematore con bilanciere. È un 5 serie da 8 ripetizioni. Sto cercando di attivare al meglio il dorso in questo esercizio perché la mia tecnica peccava molto negli ultimi tempi. Da questa ripresa noto che muovo un po' troppo il collo, che è uno dei parametri che devo migliorare nel prossimo allenamento. Secondo esercizio è un 4x12 di curl con i manubri, classico, più o meno a cedimento. Lo faccio sempre che riesco ad arrivare a 12 ripetizioni, la dodicesima è anche un pochetto sporcata. Poi passiamo al... Questo è un esercizio come un curl al martello, seguito, sempre facciamo 12 ripetizioni, seguito da un curl a 45 gradi. 10 ripetizioni senza recupero, ragazzi, tra l'uno e l'altro. E come sempre a seguire senza recupero, isometria con un core normale. Faccio 4 3 serie con di tutto. Poi passiamo ai tricipiti. Facciamo un French press normale, classico, 4x12 come per i bicipiti l'esercizio precedente. Qui vado abbastanza bene. Poi, questo è un altro esercizio. Parte come prima una super serie a tre esercizi. Quindi qui andiamo a fare un esercizio che è simile alla French, seguito da un push down. Facciamo sempre 12 ripetizioni, poi 10 ripetizioni al push down. E poi andiamo a fare una isometria di push up. Quindi ovviamente la clip è tagliata, se no non ci sbrigavamo più, raga. Poi, ultima serie, andiamo a fare delle trazioni strette, cercando di essere esplosivi e arrivare con il mento sulla sbarra, massimo numero di ripetizioni, seguite da delle dip, che sono sincero, rivedendo il video potevo fare molto meglio. Questo mi serve per migliorare nel prossimo video e nel prossimo allenamento. E dopo le dip andiamo a fare il jump squat. Quindi questo è l'allenamento, vedete io che salto come Bugs Bunny e noi ci vediamo a casa. Eccoci tornati a casa, ragazzi. Com'è? Aspettate. Com'è previsto? È tardissimo perché sono andato a fare la spesa perché mi è venuta voglia di pane. Eccolo qui. Una fetta di pane che si sta riscaldando. Ho la patata dolce in microonde, ho il pollo già pesato, burro d'arachidi in polvere o PB2 già sciolto, che per chi non lo sapesse e me lo chiede, dato che me lo chiedete, è questo qui e lo trovate su Mass Muscolo o su Sport Nutrition, è presente. Questo è un vlog in cui vi parlerò di un po' di cose più tardi. Ora, a parte il mio labbro che si continua a spaccare e fa un male cane, io preparo la colazione veloce veloce che ho tanta tanta fame e come dicevo ieri su Instagram, ragazzi, per chi non ha seguito la mia storia, la frutta lontano dai pasti, quindi io mangerò lì e la frutta l'ho messa lì, così credo sia abbastanza lontana dal mio pasto. Un saluto alla mia amica Noemi che mi tagga sempre su Instagram quando scrivo queste cazzate. A parte questo, ragazzi, oggi è una bellissima giornata, sono veramente, veramente felice nonostante devo studiare come una bestia. Il pane, sperando non mi si bruci.
andiamo ad aggiungere il pollo, padella. Andiamo a salare. E ora ragazzi, momento magico. Cannella, cannella a profusione. Io continuo la cottura, ci vediamo con il prodotto finito. Ragazzi, che dire? Buon appetito a me. Buon appetito a me e noi ci vediamo con il pranzo, che sarà la prossima clip, ragazzi, un pranzo da urlo. Io vado a mangiare. Pranzo e preparazione. Allora, gnocchi, 400 grammi, gamberetti che abbiamo comprato prima, poi abbiamo il sugo qui di pomodorini e i piselli che si stanno cuocendo. Dai, vi faccio vedere la preparazione. Wherever love goes there is also misery, it's no mystery, and you and I, we got history, yeah. Wherever love flows there is also tragedy, when we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Ragazzi, non avete nemmeno idea della situazione in cui sto messo, però ora tempo di spuntino, assolutamente sono le 5 e un quarto, dato che lo spuntino ci metterà un quarto d'ora più o meno a cuocersi, 20 minuti, anche di più, andiamo a prepararlo. Ora farò dei muffin alla banana con una farina nuova che ho preso, di avena, gusto cappuccino, sempre su Mass Muscolo. Quindi le dosi ve le dico e poi andiamo a fare la preparazione. 50 g di farina d'avena, ma potete utilizzare anche quella di riso con magari del cacao amaro. 20 g di proteine in polvere che potete sostituire con la farina. 120 g di albume, 50 g di yogurt magro. Poi metterò 90 g di banana più o meno, 80 g di banana nell'impasto, poi vedete, e alcune fette le tengo a rondelle. Ho gli stampini in silicone per il muffin, qui. Andiamo a attaccare il forno, cominciamo ad attaccarlo, mettiamo a 180 e iniziamo con la preparazione. Wherever love goes there is also misery, it's no mystery, and you and I, we got history, yeah. Wherever love flows there is also tragedy. Andiamo ad aggiungere della cannella, che non manca mai, e cominciamo a mischiare. Andiamo a tagliare 6 striscette, 5 e 6, abbastanza sottili, il resto e le mettiamo da parte. Questa banana qui che rimane la andiamo a schiacciare, quindi finisco la forchetta, la andiamo a schiacciare per bene così. Ora, banana come avete visto l'ho schiacciata, andiamo a versare nell'impasto e continuiamo a girare. Aggiungiamo un pochino di arachidi, io ne ho pesate circa 20 grammi e un po' le aggiungo ora e un po' le aggiungerò dopo. Quindi aggiungiamo un po' di arachidi, solito bicarbonato, goccio di limone per fare l'effervescenza, mischiamo, questi sono i muffin. Noi andremo a mettere una fetta di banana sopra ogni muffin, andiamo ad infornare 25-30 minuti a 180 gradi. Ora aspettiamo che cuoce e vi faccio vedere il prodotto finito. Ragazzi, i muffin sono pronti e sono usciti uno spettacolo. Ora ve li faccio vedere, li caccio dal forno, anzi faccio
faccio vedere direttamente a voi. Veramente uno spettacolo, ragazzi. Penso non mi siano mai usciti così belli. Cacciamoli e vediamo che ci esce. Che dire, ragazzi. Avete visto, no? Sono bellissimi. Ora aspetto che mi si fa il tè, così ce li posso inzuppare dentro. E poi mangiamo. Buon appetito a me, perché la dieta la fanno gli altri, non io. Ragazzi, sto veramente veramente cotto. Stavo finendo di buttare la tesi. Guardate qui che casino sulla mia scrivania. Non si capisce niente. Comunque, a parte questo, questo è stato un vlog un po' così, un po' vlog, un po' full day, però ci tenevo a farvi vedere che comunque sono presente sul canale anche in questo momento, che dove ho davvero veramente da studiare e da buttar giù la tesi. Comunque la tesi è quasi finita, fortunatamente. Sono stanchissimo, sto per andare a cenare, però ci tenevo particolarmente a lasciarvi, come in ogni vlog, un mio pensiero. Che ragazzi, ogni volta che io vi parlo di qualcosa è un mio punto di vista. Ovviamente non è la verità assoluta, è solo un consiglio che vi voglio dare in base alla mia esperienza e a quello che ho studiato. Pochi giorni fa comunque leggevo un post di un ragazzo che ha una pagina di Facebook e un suo sito web, si chiama Domenico Aversano, è campano e lo seguo spesso perché dice cose veramente utili, secondo me, che possono essere applicate da tutti. Lui scrive una sintesi su come, e vi invito magari a leggerla, vi lascio il blog, il suo blog, il suo sito nel link in descrizione. Comunque lui fa una mega sintesi di come avere un buon fisico duraturo nel tempo. L'articolo è abbastanza lungo, io lo cerco di dividere velocemente, soprattutto perché sono cotto. Comunque, lui dice: imparare ad allenarsi bene, cosa vuol dire? Imparare a sentire lo stimolo quando lavoriamo. Per fare questo, ragazzi, e lo sto avvenendo su di me perché anche oggi con l'allenamento avete visto qualche ripetizione fatta male, sto cercando sempre ogni allenamento di abbassare il peso, di lasciare l'ego fuori e di concentrarmi sul muscolo che voglio allenare per sentirlo meglio. Sto seguendo alcuni atleti che stimo molto, che puntano molto su questo che viene comunemente chiamata connessione mente-muscolo, ma non è altro che sentire il muscolo lavorare, quindi andare ad attivarlo. E magari per i neofiti come noi fare questo è fondamentale all'inizio, quindi lasciamo l'ego da parte. Seconda cosa, imparare a mangiare correttamente. Inizialmente, questa è una cosa che ho imparato già a fare negli anni. Inizialmente ci vuole un conteggio, no? Per vedere quanto dobbiamo mangiare. Però poi ci si arriva, come dice anche lui, come dice Domenico, ad avere una base senza fare calcoli, quindi molto approssimativa, e da lì gestirla in maniera molto molto flessibile, cosa che ti porterà magari ad avere più risultati, e lo sto provando su di me. Lui dice: arrivare attorno al 10% di massa grassa. Anche qui condivido, perché magari se si ha un 15% non ha senso fare massa, specie se si ha un set point, quindi se state obesi, molto alto, ragazzi, non ha veramente senso introdurre tante calorie così a caso, e perché di massa muscolare vera e propria non ne metteremo. Quindi andiamo a fare una fase di definizione magari e portarci attorno al 10%, per poi magari partire con un piccolo surplus. Lui spiega bene le fasi che propone e le condivido pienamente. Quando poi lui dice: raggiungi una body fat magari del 15%, la superi, allora fai 2-3 settimane di deficit, 3-4 settimane di deficit, scusate. Cosa che sto facendo io in questo momento, visto che comunque non ho superato il 15%, starò sul 12-13, voglio rimanere sul 10, allora, dato che ho messo comunque 5 kg in 3 mesi e sono sincero, l'ho messi molto puliti, voglio comunque provare a calare un pochettino. Quindi alternare le fasi, dà anche dei suggerimenti per quanto riguarda l'apporto proteico, che sono quelli standard, quindi 2 kg magari, 2 grammi per chilo, 1,8 grammi in fase di massa, per poi aumentarli in definizione stretta. Ultimo consiglio che posso darvi io, ragazzi, è che
mi sta dando molti molti progressi. Infatti sono migliorato più in 3 mesi, da gennaio a marzo e non nel 2016. Il primo è partire da una condizione, come dice lui, buona, quindi magari una massa grassa bassa verso intorno al 10%. E secondo consiglio, allenatevi tanto. Nel senso che non avete paura di sovrallenarvi, che non succede. Se dovete fare un cardio in più, fatelo, magari se non vi creerà quel stress incredibile, se dovete inserire qualche cardio, qualche seduta di peso in più, qualcosa che vi piace. Non rimaniamo ai 3-4 allenamenti e sono già distrutto. Ovviamente tutto tutto è proporzionato al volume e all'intensità di allenamento, però credo che impariamo ad allenarci e alleniamoci seriamente. Questi erano i miei consigli, ragazzi. In questo modo, secondo me, si migliora nel tempo in maniera concreta, dato che lo sviluppo fisico è un percorso a lunghissimo tempo, a lunghissimo tempo. Spero che condividiate il mio pensiero, fatemelo sapere nei commenti. Io ora vi lascio, devo andare a pesare le patate e andare a mangiare da papà. Noi ci vediamo al prossimo video. Spero di montare questo video domani e farlo uscire lunedì, ragazzi, perché devo consegnare la tesi settimana prossima e devo ancora finirla. Nel frattempo, Anto vi saluta. Grazie a tutti per la visione. Ci vediamo al prossimo video.